Allora, sottosegretario, il Sud, la Campania, ma in generale il Sud sembravano essersi salvati, no, dalla prima ondata di Covid. A questo punto c'è un incremento significativo dei contagi. Che cosa sta succedendo? Che si paga il prezzo dei molti contatti estivi. In questo momento noi stiamo facendo i conti con la coda, presumibilmente, dell'onda di ripresa del virus che si è messo in moto sicuramente durante il periodo estivo. Tuttavia, fermo restando che prevenire è meglio che combattere, oggi noi sappiamo molto meglio come combattere. E certamente stiamo facendo i conti con la gestione di un problema di cui abbiamo un forte Certo, abbiamo più governo e lo avrà cognizione del sicuramente nostro anche la nemico, però Campania. io le chiedo, siccome in Campania, mi perdoni, non è ovviamente un processo né alla Campania né a De Luca, e per capire, perché poi tutti noi ci interroghiamo cercando di capire bene cosa sta accadendo, siccome al sud, diciamo, era stato gestito in un certo modo nella prima fase, stiamo parlando di febbraio, marzo, aprile, era arrivato il lockdown, lei se lo ricorda De Luca con il lanciafiamme, no? Cioè, ce lo ricordiamo tutti. Poi adesso c'è stata l'estate di mezzo, in questo momento la Regione Campania è la regione con il maggior numero di contagi, cioè il numero più alto della Lombardia, per capirci. Allora le chiedo, ci siamo lasciati distrarre da qualcosa? Il governatore De Luca, che era quello del chiudo tutto, vi venga a prendere col lanciafiamme se fate i compleanni, eccetera, eccetera. Si è perso per strada qualcosa? Prego, sottosegretaria. Noi abbiamo riaperto ad un certo punto sapendo che c'era il rischio che i contagi riprendessero e sapevamo che sarebbero ripresi. L'importante è governarli con molto rigore ora. Mi sembra che De Luca sia tornato, diciamo, nello spirito pre-aperture estive o ci stia ritornando. L'imposizione della mascherina, Cioè, diciamo che in il mezzo ci sono tampone, state il le tracciamento elezioni, resta la cosa più sottosegretaria? importante. Non solo le elezioni, ci sono state oggettivamente, lo dico, anche le vacanze, nel senso che la riapertura comporta in realtà come la Campania, dove il senso, diciamo, della socialità è molto spiccato, dove i contatti umani sono molto grandi e dove probabilmente c'è stato anche un grande via vai di turisti, sicuramente questo ha comportato la ripresa dei contagi. Adesso però c'è Ora anche la bisogna però che riapertura la delle Campania scuole, prenda quindi con aiuto, molta aiuto, poi fermezza arrivo in anche dal mano. professor Cauda che è sempre il mio faro. Esattamente.